Ciao a tutti, io sono Mariano Fumietti di Enza. Sono Mariano Fumietti di Enza, sono responsabile tecnico in Enza. Oggi ci troviamo qua per il primo doppio di DAF dopo Milano. È una consuetudine di doppio dei ragazzi di Nokia far creare dei meetup group dislocati per città, vogliono fare quelli nazionali. Quindi abbiamo creato questo logo tutto milanese, con varie città cittadine come me. Oggi siamo ospiti di Login, che è un'iniziativa di Enter, è un spazio di coworking, come vedete negli uffici, che una volta erano più un'azienda, un gruppo di aziende di Enter che faceva parte, il gruppo è andato via, è rimasta Enter e ci siamo portati in questo modo per condividere in modalità cloud. Non è l'unica iniziativa di Enter, altre iniziative sono ovviamente Enter Cloud Suite, che è il nostro cloud, quindi completamente powered by Enter Cloud Suite, e in più abbiamo lo spazio Makerspace. Non so quando voi sapete, Makerspace è un posto dove ci sono cose per fare cose, diciamo che l'Internet of Things nasce negli spazi di Makers, dove si lavora con stampante 3D, con laser cutter, strumenti per fare tessuti, anche per l'economia, ci sono delle cose molto interessanti. Lo cito ed è importante perché poi alla fine della mia presentazione vi spiego. Allora, mi scuso innanzitutto, io ho fondato il gruppo di Sergio a Milano un anno fa e ci ho messo un po' a decidermi a organizzare il meetup e a farmi venire. In realtà ho cercato di aspettare un po' per i nostri impegni, fitti, ma soprattutto perché volevamo vedere un po' che direzione prendeva Nokia, cosa succedeva. Abbiamo visto negli ultimi tre mesi esplodere la community legata al nostro progetto. Quanti di voi sanno bene che cos'è Nokia? Bene. Quindi, quanti sono proprio alle prime armi e ne hanno sentito parlare, sono qua per capire che cos'è? Okay? Quanti hanno ambiente di produzione su Nokia? Benissimo. E quanti non usano il cloud di Enter? allora, faccio una breve introduzione, poi dopo passo la parola a Giorgio Configlio, che tra magari gli aspetti operativi. Docker è un progetto che nasce da un'azienda che si chiama Docker Cloud, che è stata... Senti? Così niente, sono io che devo... Allora, Docker nasce da un'idea di un ragazzo francese, in realtà è franco-americano, che si chiama Solomon Hikes. Solomon Hikes è emigrato dopo il liceo a Parigi, è emigrato a San Francisco, cercando una, e ha fondato una startup che si chiamava Dot Cloud. Dot Cloud, fino a aprile dell'anno scorso, era un'azienda che doveva fare sostanzialmente software as a service, sviluppare soluzioni web, eccetera. Solomon ha avuto un'idea osservando da uno dei puntini, dei molti ponti che ci sono nella Bay Area, osservando le navi da carico passare per l'area. Di fatto si era accorto che le navi trasportavano tutto il container. Ora, c'è un tema che nel cloud è molto discusso, che è la mobilità dei workload. Mobilità e workload è stata sempre fraintesa, soprattutto da chi ha interesse a vendere certi tipi di soluzioni, non l'ho detto, è sempre stata intesa come mobilità delle macchine virtuali, e c'è stato un grandissimo dibattito, l'interazione tra cloud private e cloud pubbliche, sull'opportunità di spostare macchine virtuali dal privato al pubblico. E uno dei principali argomenti a sfavore di tutte le soluzioni che fossero quelle di VMware era che risultava difficile spostare macchine. In realtà, a cosa serve la mobilità dei workload? Soprattutto, principalmente per bilanciamenti di carico e fault tolerance. Mi va giù un sito primario, voglio che la mia applicazione continui a funzionare sul sito secondario. Non è detto che io debba trasferire tutta la mia macchina virtuale da una parte all'altra. E lui, che si è accorto di questo metodo di trasporto che usavano le navi, ha indagato sull'argomento e ha scoperto che fino agli anni 50
le navi da carico venivano caricate con delle reti che tiravano su delle casse di varie dimensioni con delle complicazioni di, passatemi il termine, ma è il termine di più storage, che erano decisamente complicate. Quindi negli anni 50 si è arrivata a una standardizzazione che è stata accettata da tutto l'universo dei trasporti navali, che è stata quella del container. Devi trasportare qualcosa, questo qualcosa deve entrare nel tuo container. Riempi il container, fai efficienza, non riempi il container, sono fatti tuoi, l'unità minima è il container. Da quel momento in poi tutto il trasporto navale ha avuto un'unità di misura e container. Da questa idea lui è partito e ha cominciato a sviluppare un tool per la sua azienda, per risolvere un suo problema personale, un classico di chi comincia bene, risolve il tuo problema probabilmente dopo un attimo seguirà. E ha inventato un sistema per standardizzare lo spostamento di applicazioni da una piattaforma, ovviamente cloud, a un'altra. Cosa c'è? Lo sentite sopra? No, io toglierei anche il microfono per magari prendete voce altri, ok. Troppo. Okay. Va bene. Quindi che cosa è successo? Lui ha costruito questo sistema in cui, utilizzando una funzione che è nativa dentro il kernel di Linux, credo dal 2006, si chiama LXC, Cgroups anzi, ha costruito un sistema di gestione dei container, cioè di alcune scatole all'interno di macchine virtuali o macchine fisiche, che permettessero di isolare i processi gli uni dagli altri. La mia applicazione è un processo, io posso fare in modo che la mia applicazione sia isolata dalle altre parlando direttamente con il kernel e col sistema operativo sottostante come se fosse l'unico ambiente esistente su quella macchina. Ovviamente di container ce ne stanno tanti su un sistema operativo, ma nessuno vede gli altri. Questa invenzione ha permesso di costruire delle scatole che avessero sempre la stessa dimensione o comunque avessero sempre le stesse caratteristiche e di poter sviluppare delle applicazioni su un portatile per poi essere deployate in produzione senza toccare niente. Quindi la mobilità delle applicazioni diventa molto più semplice se so da dove parto e so già dove arrivo, indipendentemente dall'ambiente su cui sto girando. Quindi una volta che io ho un sistema di container gestito con Docker sul mio portatile e ce l'ho sui miei server in produzione, il gioco è fatto. Sposto, come faccio questo spostamento? Non è diretto da sorgente a destinazione, ma carico le istruzioni per costruire la mia applicazione, la mia immagine, e la riscarico sulla macchina di destinazione. Fin qua, tutto chiaro. Solomon recupera un suo amico di liceo che si chiama Sam Alba, lo porta a lavorare a San Francisco, vanno avanti a lavorare su questo progetto finché fa l'application per Y Combinator. Il capo di Y Combinator era Paul Graham, che ha scritto la storia un po' delle startup. Viene scattato, ma qualcuno dice a Paul Graham: guarda che secondo me hai fatto una cazzata, hai scattato uno veramente bravo, una bella idea. Il giorno dopo aver ricevuto questa brutta notizia, Paul Graham chiama Solomon Hikes e gli dice: senti un po', parliamone perché mi sa che ci ho ripensato. Solomon Hikes entra dentro con .cloud, entra dentro Y Combinator e di lì a pochi mesi riceve diversi investimenti, e il primo investimento del primo round era $100,000, e dopodiché prosegue una storia cambiando la ragione sociale dell'azienda e trasformandola da .cloud a Docker, la trasforma in un'azienda che di recente è stata acquisita, prosegue nel suo fulgido cammino. Ad oggi Docker è sicuramente una delle piattaforme, la vostra presenza qua è abbastanza stupefacente per numero, per noi, sta correndo verso quella che è la Docker Platform, cioè sta diventando di fatto uno dei candidati per la guerra dei pass in open source. Quindi Docker di fatto che cosa fa? Standardizza e permette di spostare carichi a destra e a sinistra, moltiplicare e bilanciare applicazioni e abbatte quello che è l'impatto dell'utilizzo delle risorse sulle macchine virtuali o fisiche. A Docker non interessa se stai facendo girare su macchine virtuali o fisiche,
a Docker interessa che ci sia Docker installato. Quello che la mia applicazione richiedeva in termini di RAM e CPU prima per far girare l'applicazione, il sistema operativo della macchina virtuale, l'hypervisor, il sistema operativo della macchina fisica, oggi diventa la mia applicazione, il sistema operativo della macchina fisica. Quindi facendo, diciamo, un conto a spanne, un'applicazione che una volta richiedeva una macchina virtuale da 2 giga, oggi richiede un container da 512 o da 256 giga di RAM, con buona pace dei fornitori di cloud computing. Quindi a questo sono seguite le variazioni. Chi è partito subito seguendo l'onda dei Docker è stata un'azienda che si chiama CoreOS, che ha sviluppato, fondata da Alex Colby, che ha fondato sostanzialmente un'azienda fatta da 6 persone che per esperienze varie arrivavano da sviluppo del kernel, eccetera, hanno sviluppato un sistema operativo non tanto pensato per andare sulle macchine virtuali, ma per andare su grosse installazioni di macchine fisiche, che integrava direttamente una distribuzione Linux con la gestione di Docker e altri 2 o 3 sistemi di orchestrazione e di organizzazione dei container. È vero che io posso sviluppare un'applicazione sul mio laptop e poi deployarla in produzione, ma gestirla, fare in modo che l'applicazione quando parta si autoconfiguri, monitorare l'utilizzo delle risorse, eccetera, sono operazioni minime necessarie per avere un ambiente di produzione degno di questo nome. E quindi cosa ha fatto? Ha integrato Docker con etcd, che è un sistema di comunicazione chiave valore tra i vari container, un sistema di proxy per permettere ai container di parlare tra di loro, un sistema di metriche di monitoraggio, un sistema di orchestrazione che si chiama Fleet, più altre cose tipo Flannel, che è un sistema di gestione dell'overlay di network che stiamo sviluppando adesso. CoreOS è lanciatissimo, ha ricevuto un investimento da Sequoia Capital, Venture Capital, che sono quelli che hanno finanziato Apple, e punta a diventare il sistema operativo di riferimento per l'installazione dei container. Quindi, se il cloud in un certo senso ha portato a una comoditizzazione dell'hardware, della virtualizzazione, eccetera, la gente utilizza software per deployare macchine virtuali e infrastruttura, Docker di fatto spinge ancora più avanti questa standardizzazione, rendendo la scatola che contiene le applicazioni ancora più standard e omogenea. Quindi spostare applicazioni da una piattaforma cloud o fisica o virtuale a un'altra diventerà sempre più semplice. Ovviamente Docker è una grandissima promessa, ma è ancora abbastanza lontano da essere una promessa mantenuta. Chi di noi qua ha cercato di lavorare su dei proof of concept piuttosto che sulla produzione si è schiantato contro alcune difficoltà evidenti, la gestione dei volumi, l'isolamento di rete, la sicurezza e tante altre cose, quindi diciamo che è un processo in corso. Docker ha avuto un grandissimo merito, ha aperto la ricerca sui container. Docker non è l'unico progetto di containerizzazione, parleremo di Docker ovviamente, ma spero che questo meetup sia aperto anche a parlare di altre soluzioni. Ce ne sono diverse, Enspawn per esempio è un'altra. Di fatto i container sono il grosso tema che si è aperto. Perché il container è importante? Perché è importante il riferimento che ho fatto ai makers? I makers lavorano tanto con piattaforme piccole in cui si sviluppano oggetti che parlano con le cose, che comandano le cose, sensori, attuatori, che praticano il mondo di Arduino. Oggi lo sviluppo su Arduino si fa scrivendo del codice in un linguaggio tipico di Arduino. Un domani, e questo l'abbiamo pensato noi, ma ce l'hanno confermato alcune persone di Docker, un domani sarà molto semplice deployare delle applicazioni scritte su un laptop dentro una macchinetta, una scatolotto, una thing of internet, in cui io posso deployare un'applicazione fatta direttamente con Docker o utilizzando i container. Quindi diciamo che non ci stiamo spingendo solo verso qualcosa che definisce il mondo delle applicazioni web, ma stiamo spingendoci verso qualcosa che ridefinisce anche il modo in cui le cose interagiranno con gli utenti. Nello stesso modo in cui noi oggi scarichiamo le applicazioni sull'iPhone, domani avremo un marketplace magari per il monitoraggio della corrente, l'utilizzo della corrente o del frigo in casa. Lascio la parola a Giorgio Bonfiglio e poi dopo seguirà sicuramente una chiacchierata per chi vuole fare un approfondimento. Sempre.